Bentornati gentili spettatori a una nuova edizione del nostro TG Web, il notiziario che come sempre vi informa su fatti e notizie che riguardano Sant'Agata di Puglia e i Monti Dauni. Apriamo con il Carnevale Sant'Agatese che domenica 3 marzo vedrà il matrimonio del secolo tra Giovanni Caccavone e Giuseppina, celebrato dal cardinale Eliseo Capocollo in una bellissima rappresentazione simbolica appunto del Carnevale. I promessi sposi vi aspettano numerosi alle ore 16 in piazza 20 settembre. Tra coriandoli e confetti seguirà la sfilata con la banda per le vie principali del paese, ritorno in piazza con balli e divertimento a cura di DJ Mauro Live e della D&D Dance, e al termine sarà bruciato il fantoccio che simboleggia il carnevale. L'evento è organizzato dal comune di Sant'Agata di Puglia in collaborazione questa volta con tutte le associazioni, per cui vi aspettiamo numerosi. Voltiamo pagina sulla torre del castello della Loggia delle Puglie e in arrivo un cannocchiale gigante. Si apprende infatti che con la delibera 35 e la delibera 37 vengono assegnati 6.000 euro per l'acquisto di arredi di antiquariato pregiato consoni ai locali del nostro castello e 9.000 euro per l'acquisto di un infoscopio da porre su una delle torri del nostro meraviglioso castello. L'infoscopio è uno strumento ottico meccanico provvisto di realtà aumentata che, oltre a fungere da binocolo, fornisce tutta una serie di ulteriori informazioni, a partire dai nomi delle località che si visualizzano, alle indicazioni delle strade, all'altitudine, oltre alle notizie storico-naturalistiche che saranno così sovrapposte alle immagini reali che si possono ammirare dal nostro castello di Sant'Agata. Telecamere nelle campagne e nel centro urbano, ebbene sì, arrivano anche da noi al fine di adottare metodi diretti per contrastare alcune forme di illegalità. Qualche tempo fa il comune di Sant'Agata aveva stretto un patto per l'attuazione della sicurezza urbana con l'ufficio territoriale della prefettura di Foggia. In quell'occasione si esaminò la necessità e l'opportunità di installare moderni ed efficienti sistemi di videosorveglianza sul territorio proprio per il controllo delle zone rurali e del centro urbano. Subito dopo l'incontro con la prefettura, il comune si attivò appunto per gli adempimenti necessari alla richiesta dei finanziamenti. Oggi, a distanza di qualche mese, è di circa 90.000 euro la somma destinata a Sant'Agata dalle risorse messe a disposizione dal decreto sicurezza per la videosorveglianza dei comuni italiani per l'anno in corso 2019. Tra i 428 comuni italiani che beneficeranno di questi contributi per dotarsi di impianti di videosorveglianza sono 7, quelli della provincia di Foggia. Tra questi, Sant'Agata e Monteleone di Puglia sono i soli comuni dei Monti Dauni ad essere stati finanziati. L'obiettivo resta quello di aumentare e migliorare la sicurezza del territorio, come riferisce il sindaco Gino Russo, soprattutto in particolari aree potenzialmente interessate da situazioni di illegalità come le contrade rurali, che troppo spesso sono state oggetto di veri e propri saccheggi. È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico per i contributi economici destinati alle spese di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti a Sant'Agata. Il settore servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero del comune ha emanato infatti l'avviso per la concessione nell'anno scolastico 2018-2019 di contributi economici per spese di trasporto scolastico, cioè per sostenere il diritto allo studio, riconoscendo agli studenti pendolari il pieno accesso alla cultura attraverso la concessione proprio di questi contributi economici che sostengano le spese di viaggio per la frequentazione scolastica. I destinatari sono alunni residenti a Sant'Agata che hanno frequentato nello scorso anno scolastico 2018-2019 le scuole secondarie di secondo grado nel territorio regionale e utilizzato servizi di trasporto pubblico, o studenti disabili che abbiano utilizzato un mezzo privato. L'ammontare del contributo è pari al 50% del costo dell'abbonamento fino ad un massimo di 8 mensilità. Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro il 15 giugno 2019. Sta per partire
partire la seconda edizione dei Laboratori Teatrali 2019-2020 a cura dell'Associazione Tanino di Deliceto. I corsi partiranno sabato 30 marzo alle 10.30 e le iscrizioni possono già pervenire presso l'Associazione Mamme Santa Catesi per il laboratorio dai 2 agli 11 anni e per quello dai 12 ai 16. È previsto anche l'eventuale avvio di un laboratorio dedicato agli adulti, quindi fatevi avanti. È stato presentato a Foggia sabato 23 febbraio presso la Sala Fedora del Teatro Giordano La riscossa populista. Il libro postumo di Emilio Novi, il senatore originario di Sant'Agata di Puglia, scomparso tragicamente lo scorso agosto. Nel ricordo del politico e giornalista si sono alternati rappresentanti istituzionali e concittadini santagatesi, tra cui il professor Raffaele Letterio, l'assessore all'ambiente del comune di Foggia Francesco Morese e Peppino Cautillo, che ha organizzato l'evento. Presenti i familiari di Novi, la moglie Pinuccia e i tre figli Alessandro, Enrico e Vittorio. Le immagini di questa serata molto emozionante sono disponibili sul portale Santa Catesi nel Mondo e come sempre anche sul nostro canale YouTube. Si è concluso qualche giorno fa il Sant'Agata in Tour, il press tour voluto dall'amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Puglia, che ha visto un gruppo di 7 giornalisti e blogger nazionali ed esteri in visita per un itinerario turistico-culturale dalle nostre parti. Articolato in workshop e visite guidate, il press tour, che ha avuto proprio base logistica a Sant'Agata, ha condotto il gruppo in diversi paesi, da Accadia, Deliceto, Ascoli, Satriano, Rocchetta Sant'Antonio, Bovino, fino ad arrivare alla più lontana Venosa, nel territorio lucano. L'unicità del patrimonio storico-artistico, le bellezze naturali e paesaggistiche, l'eccellenza dell'enogastronomia e la grande qualità dell'accoglienza sono stati questi i punti di forza evidenziati dai comunicatori, giornalisti e blogger presenti. Questo press tour è stato un importante strumento di presentazione del paese sulla scena nazionale e non solo, anche perché nei giorni di permanenza i giornalisti ospiti hanno pubblicato sui loro blog, pagine social, articoli e fotografie dell'esperienza che si stava svolgendo, tutti a raccontare le emozioni e la bellezza unica della nostra Sant'Agata. A Lucera si è svolta la cerimonia finale del Servizio Civile Nazionale, presentazione delle relazioni e degli elaborati finali prodotti dai volontari del Servizio Civile Nazionale dell'UMPLI 2017-2018. Si è svolto sabato 23 febbraio, anche in questo caso, l'ultimo incontro tra i volontari del Servizio Nazionale che hanno operato presso le Proloco e l'UMPLI Puglia. Oggetto del convegno, ospitato dal Convitto Nazionale Statale Ruggero Bonghi di Lucera, è stato il tema il cambiamento sociale nei modelli enogastronomici, dalla civiltà contadina a quella moderna, nome del progetto che ha impegnato i volontari delle diverse Proloco di Accadia, Bisceglie, Bovino, Corato, Deliceto, Lucera, Monte Sant'Angelo, Orsara, Ruvo di Puglia e poi anche Sant'Agata di Puglia, naturalmente, coordinate da Gerardo Leonetti, responsabile dell'intero progetto e appunto santagatese. Gli interventi hanno sottolineato l'importanza del servizio civile effettuato presso le Proloco, ponendo attenzione sul delicato ed attualissimo argomento del progetto, ovvero l'evoluzione proprio del cibo e dell'alimentazione, mirando alla riscoperta delle tradizioni e proprio in una società sempre più frenetica la necessità di ritornare ad uno stile di vita più lento, più slow. Gli interventi sono stati intervallati dalla presentazione degli elaborati del servizio civile delle Proloco che hanno preso parte al convegno, che sono stati i veri protagonisti della giornata. Per Sant'Agata di Puglia è stato presentato Forward and Rewind, viaggio attraverso i cibi e le usanze della cultura santagatese. Vi segnaliamo invece un personaggio santagatese, i romanzi noir di Vito Montrone, Il piano mancante, Il mistero di Edoardo Mori, Il violino di Cecilia Leones, che hanno preceduto l'ultima uscita letteraria dell'autore, Rituali omicidi, presentato recentemente a Torino. Vito Montrone è nato proprio a Sant'Agata di Puglia, figlio di Carolina Volpe e nipote di Don Alfonso Volpe, noto medico di famiglia. Il papà
Vado, Michele Montrone, bravo radiotecnico, fu il primo a portare, pensate, una sala cinematografica a Sant'Agata di Puglia. L'autore Vito Montrone è stato funzionario della CGIL della Camera del Lavoro di Torino dal 1983 al 2015, dal 2005 con l'incarico di formatore. Tutti i suoi libri sono reperibili sul sito della Feltrinelli. Ci auguriamo che possa presentare qualcuno dei suoi libri anche a Sant'Agata. Ci sono anche delle belle immagini aeree del nostro paese nel capitolo finale della campagna pubblicitaria ideata e realizzata da Warning Film per gli europei di scherma Foggia Fencing 2019, video che ha accompagnato la bellissima cerimonia di inaugurazione dei campionati che si stanno svolgendo proprio in questi giorni nel capoluogo dauno. Sabato 9 marzo, presso l'aula magna della scuola primaria di Sala Consilina, si terrà il convegno dal titolo La Repubblica Napoletana del 1799. L'evento, che gode del patrocinio del comune di Sala Consilina, apre un ampio programma culturale approvato per l'anno corrente. Inoltre, nel mese di maggio sarà la volta proprio delle giornate dedicate a Roberto il Guiscardo e al suo itinerario, compiuto tra la fine del 1075 e l'inizio del 1079. Proprio verso Sant'Agata di Puglia, prima di recarsi all'assedio di Salerno. L'evento a maggio si svilupperà in due giorni, l'11 e il 12. Nella mattina del primo giorno, seguendo il percorso del Guiscardo con partenza da Sanza, con una tappa intermedia a Laurino e l'arrivo a Contursi, e il secondo giorno, il 12 maggio, sarà dedicato ad un'escursione a Consa e a Sant'Agata di Puglia con visite guidate. Infine, una notizia dolorosa per l'intera comunità. Il cane Nerone, adottato simbolicamente da tutti i santagatesi, purtroppo è stato ritrovato morto qualche giorno fa, probabilmente avvelenato e poi anche abbandonato in un dirupo. Dopo le innumerevoli segnalazioni ai vigili e con l'intervento del veterinario ASL di competenza, per fortuna la carcassa di Nerone è stata portata all'Istituto Zooprofilattico di Foggia per le indagini del caso. Questa redazione condanna l'eventuale vile gesto di violenza che possa essere stato compiuto contro ognuno dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Info di pubblica utilità: sono stati resi noti i dati anagrafici relativi al 2018 per il comune di Sant'Agata di Puglia. La popolazione residente al 31 dicembre è pari a 1908 abitanti, di cui 938 maschi e 970 femmine. 9 i matrimoni celebrati nell'anno, 20 i bambini nati e 41 purtroppo le persone decedute nel nostro paese. Chiudiamo con lo sport e la pagina del calcio. Dopo il pareggio in casa con il Benevento, forse è la volta buona, è finita finalmente con una vittoria allo Zaccheria la partita tra Foggia e Cosenza per 1-0 a favore dei rossoneri, con un'autorete di Dermacu su punizione del solito Kragl. Prossimi turni: sabato 9 in trasferta con il Lecce, sabato 16 in casa contro il Cittadella, poi un turno di riposo e infine sabato 30 a Brescia per concludere quest'ultima tornata del mese di marzo. Forza rossoneri, speriamo che si ricominci alla grande per non buttare via la stagione e soprattutto per restare in B. Bene, gentili spettatori, per ora è tutto. Vogliamo ringraziarvi per la tabella di marcia a cui viaggia il nostro portale spontaneamente visitato da voi quotidianamente. Vi invitiamo a ritornare quotidianamente su santagatesinelmondo.it. Intanto grazie per averci seguito e per ora vi diamo l'appuntamento alla prossima edizione del nostro notiziario.